Ciao ragazzi! Oggi vedremo un fantastico laser modello E18 Pro della Svitol. Inizio dall'imballo, perché è protetto davvero bene. Il libretto di istruzioni è completo e c'è anche l'italiano ben tradotto. In più trovate immagini e consigli per la prima configurazione con il software. Come potete vedere, la struttura è stata fatta in un'unica fusione di alluminio, che lo rende leggero, ma allo stesso tempo rigido. Nella confezione c'è tutto l'occorrente per far funzionare il laser. Il montaggio è semplicissimo, anche per chi non ha mai utilizzato un incisore. Ha gli switch di fine corsa ed i tensori per le cinghie sono davvero semplici e intuitivi da sistemare. Tra l'altro vengono fornite anche le chiavi a brugola. Per rendere la macchina operativa, basta inserire il modulo laser nella slitta regolabile e collegare l'apposito cavo. Ha diverse possibilità di inserire accessori. Può comunicare tramite cavo di tipo C o Wi-Fi. Dopo aver posizionato il gruppo con i diodi laser sulla struttura, basta solo regolare la messa a fuoco per il taglio o incisione, grazie all'apposito spessore in dotazione. Ha la chiave per l'accensione e un interruttore per lo spegnimento d'emergenza. Dopo aver effettuato i primi test, ho constatato che senza air assistant è visibile qualche alone nei contorni. Come potete vedere, i tagli sono netti e la pulizia dei contorni con air assistant è evidente. Metto a confronto i due test, entrambi fatti su compensato da 4 mm. Il primo è pulito, il secondo leggermente sbavato dal fumo. Ma ora passiamo a prove più importanti. Sul sito indicano 15 mm come capacità di taglio su legno di pino. Con potenza a 90%, 150 mm al minuto e 3 passate sto provando a tagliare una tavola da 20 mm x 60 di larghezza. Alla seconda passata, in alcuni punti si vede già il laser. Incredibile ragazzi! Se non fosse per della resina nel legno, il taglio sarebbe uscito estremamente pulito. Ora provo a vedere come riesce ad incidere a rilievo una scritta. We'll be right back.
Tra le varie prove ho inciso anche qualche addobbo natalizio. Grazie a questa struttura, rimane stabile anche a velocità elevate. Ora provo ad incidere un'immagine, per farvi ascoltare e vedere bene i movimenti e suoni della macchina. Ho lasciato la velocità originale di riproduzione del video. Dopo aver concluso i test principali, posso dirvi che la Svitol offre un ottimo prodotto ad un prezzo davvero competitivo. È chiaro che le mie sono state solo delle prove, la qualità sono sicuro che può aumentare ulteriormente, con dei settaggi accurati. Se siete interessati, in descrizione lascio il link del prodotto e il codice sconto. Se volete, potete seguire la Svitol su Facebook, cercando questo logo e per avere tanti consigli utili. Grazie!